Warfield Center and School, Fort Bragg, North Carolina, June 5th, 2010. Dear First Special Service Force veterans, families, and friends, I am honored and privileged to be included in reflecting on the heroism of those who served in World War II and for all of our veterans. The 62 members of the 1st Special Service Force, 41 Americans and 21 Canadians, killed between Chipaña and Casino from December 24, 1943 to January 17, 1944, made incredible sacrifices for freedom. We are most grateful for their service, and this memorial is befitting their courageous act. Our brave soldiers abroad and military families today continue to make sacrifices for freedom, and we are most grateful for their service. I include my deepest respect and am humbled by this great military force who went before us. De oppresso, liber. Sincerely, Thomas R. Chesrenko, Major General, U.S. Army Commanding Officer. Questa lettera ci arriva dal comando del centro di attività militari belliche e la scuola speciale dell'esercito americano John Fitzgerald Kennedy, con sede a Fort Bragg, dove si formano tutte le forze speciali oggi, nel North Carolina. Cari veterani della prima forza speciale, famiglie ed amici, per me è un onore ed un privilegio essere incluso a fare qualche commento sull'eroismo di quelli che servirono il paese durante la Seconda Guerra Mondiale e naturalmente per tutti i nostri veterani. I 62 membri della prima forza speciale, 41 americani e 21 canadesi, uccisi tra Cefagna e Cassino dal 24 dicembre 1943 al 17 gennaio del 1944, resero incredibili servizi per la libertà. Siamo estremamente grati al loro servizio e questa occasione è adatta ai loro atti di estremo coraggio. I nostri soldati coraggiosi all'estero e le nostre famiglie militari oggi continuano a fare sacrifici sempre a sostegno della libertà e siamo grati per il loro servizio. Voglio includere anche il mio profondo rispetto, e mi rendo conto di essere veramente umile, per il grande valore militare della forza che ci ha preceduti. De oppresso, liber, che è il motto delle forze speciali. Sinceramente, Tommaso R. Cesarco, generale maggiore, Stati Uniti, esercito degli Stati Uniti, comandante in capo. Ora, prima, before going on with other formalities, I think it would be appropriate for us today to thank the people who have made this possible. If we are here today, it's because, not me, there are a lot of people behind me, supporting me. They have done a great job in getting us up here today and making everything possible. Quindi vorrei ringraziare le persone che hanno reso possibile questo incontro. Siamo qui, è tutto pronto e sembra tutto semplice, ma non è così. L'amministrazione, tramite Vittorio, ci ha dato una bella mano per rendere possibile questa cosa. Ci sono dei vincoli su questa cosa. L'amministrazione comunale si è resa completamente disponibile. Logisticamente non è semplice spostare un gruppo in questo modo, in un posto così difficile. E poi le targhe che noi vediamo messe hanno richiesto molto più lavoro di quello che sembra. Domani ci sarà un'altra operazione alla Defensa
e avremo veramente bisogno di sostegno perché noi abbiamo intenzione di portare a spalla questi signori sopra la Defensa, dove hanno avuto il battesimo del fuoco. Quindi io voglio ringraziare l'associazione Winterline col museo a Venafro, perché a volte basta una telefonata e ve lo posso assicurare, anche non conoscendo i partecipanti, i membri dell'associazione, sono arrivati subito con mezzi e conoscenze a dare una mano. C'è con noi oggi una signora che ha perso lo zio su quelle montagne. In montagna mi chiese se era possibile ritrovare il posto dove l'avevano ucciso e dove era sepolto. Ritrovai la tomba dopo un po' di ricerche, ma ritrovare il posto in questo ginepraio di montagne era praticamente impossibile. Un amico mi diede un numero, io telefonai e dopo 2 ore c'era una persona dalla Winterline, Luciano Bucci, a sostenerci, metterci in macchina e a portarci esattamente sul posto dove erano i fatti. Quindi vorrei ringraziare la Winterline, vorrei ringraziare anche un amico che conosco da qua, siamo nati nella stessa strada, Ceprano, giocavamo insieme da bambini, abbiamo adesso incominciato a fare le cose un po' più serie da grandi. Floriano Bertoni, i figli che stanno in questa associazione, vorrei ringraziare Alessandro Campagna che a ogni fischio sta sempre dietro la porta pronto a dare giornate e nottate di lavoro, e Angelo Andreoli che è l'impagabile per tutti gli interventi che ha fatto nel corso del tempo e degli anni. Quindi grazie, se ho dimenticato qualcuno ti chiedo umilmente perdono, in queste situazioni si dimentica sempre qualcuno, ma voi sapete che non è voluto. Grazie. All the people who have been working behind the lines. Now I need Mary, where is Elizabeth? Okay. I need Elizabeth and the gentleman sitting down, the young man in the green. Okay. Inaugureremo questa targa con l'aiuto di un ragazzo americano. Stand by me, please. E di una bambina canadese che viene dalla Nuova Scozia. So we have a Texan here and we need a Nova Scotian. Perché la forza speciale era formata da canadesi ed americani, quindi il draft lo facciamo sollevare a loro, anche perché noi di una certa età ormai dovremmo incominciare a passare il testimone ad altri, e questo è il primo passo. Coming babe, is that a girl? Alessandro Campagna adesso si mette in posizione. A che ore si accende? Would you please? Right here. Right beside the plaque, one on each side, please. Okay, okay, hon. Now, when I say go, you take the veil here, okay, Elizabeth? You get it here, you pull it here, and you bring it up and you throw it on the back, okay? Okay, got it? Let's see what's there. What so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
and the rocket's red glare. Free